Buio in sala. Benvenute e benvenuti a tutti. Buonasera, buonasera a tutti e a tutti. A questa terza edizione dei Nava Cinema Awards. Un saluto da uno dei conduttori, cioè io, Vincenzo Cuccia, responsabile dell'area media di Nava, e con me a condurre oggi questa terza edizione il course leader del triennio di cinema e animazione, Alessandro Bertante. Ringrazio, visto che siamo nello stesso momento in diretta, più leggero, per cui io accetto questa critica, che evidentemente, come è successo già ai Design Award, quindi chi c'era mi sentirà ripetermi, mi hanno detto stai più leggero, basta con tutti questi discorsi seri, quindi vi darò questa scelta, scegliete oculatamente se volete un discorso serio o se volete del gossip di basso livello. Sempre così. Io volevo il discorso serio, però. Invece finisce sempre così, evidentemente sono effettivamente, forse mi dilungherò troppo. Comunque, Bertante, ho mandato il tuo pranzo, cosa c'era nella tua schiscetta? Hai mangiato bene o hai mangiato... Io vado al ristorante, quindi non seguo i ragazzi. Quindi Stefania Carbonara, che ringrazio. È vero, grazie. Non c'è nessuno, quindi... Non c'è un particolare gruppo di studenti che vuoi ringraziare? Un gruppo di... Sì, la schiscetta. Ah, i ragazzi della, diciamolo, schiscetta. Ovviamente... Ovviamente ci sta, Guido ci sta completamente sballando la scaletta, però i ragazzi tempo della schiscetta sono qui, sono Giorgia Bucci, hai massimo un minuto. Narin, ancora o in generale? In generale. Va bene, allora concluderò con il... Cuccia, tua moglie come sta invece? Bene, c'è un motivo, adesso ve lo spiego. Sta bene, qua siete ancora insieme? Sì, nonostante abbiano cercato... Ok, no, perché qualcuno sarà deluso da questa notizia, concludo con questo gossip. Dovete sapere che in un question time che organizziamo... Qualcuno mi ha chiesto il numero di Cuccia affinché potesse essere chiamato da questa persona che non conosco perché era un anonimo, quindi al fine di convincerlo a lasciare la moglie per mettersi con questa persona. Tu ti sei defilato perché non hai mai risposto a questo appello, quindi ci terrei adesso una volta per tutte, lo vogliamo dare questo numero o vuoi stare con tua moglie? Giusto. Ciao Chiara. Ma allora, diciamo che ho tante cose da fare, per cui eviterei di affrontare anche questioni pragmatiche. Lo vedremo, diciamo, come va a fine serata. Ti ama anche lei, sicuramente. Se mi amerà ancora a fine serata, non lo darò più a nessuno, quindi rimarrà così. Però, Direi beh, niente, che... delusione per l'ammiratore e ammiratrice. E noi concludiamo con i ringraziamenti seri, ovviamente, perché qualcosa di serio dovrò pur dirlo a un certo punto. Quindi oltre a Vincenzo Alessandro e tutta l'area, Stefania, Michele, Stefania Carbonara, Michele Aquila, Andrea Maggiolo, Emanuele Lomello nei laboratori, che non so se è emerso dal suo antro, ma vedremo se stasera lo incontriamo. Francesca Zocchi, Geneva Astuto, Ilaria Polimeni, Igor Muroni, i docenti qua ne ho visti tantissimi, vorrei ringraziarvi tutti uno a uno, lo farete voi lungo la serata, credo, esatto, perché comunque tutti hanno contribuito, esatto. Quindi grazie davvero a tutti voi che siete qui, la Schiscia l'abbiamo ringraziata, la troupe, Naba, l'Accademia, la famiglia, che altro c'era per i punti? Ah, il magnifico rettore vale doppio perché significa anche ringraziamento a me stesso, quindi questo conta come due azioni. Bene, direi iniziamo con
questi premi. I corti sono, lo dico ogni anno, però ogni anno è vero, ogni anno più belli, non me ne vogliano quelli degli anni precedenti, che erano comunque belli, però effettivamente si vede sempre che c'è quel qualcosa in più. Vuoi che sia un lato autoriale, una parte della storia, o vuoi che sia la qualità visiva o sonora, non finite mai di stupirci positivamente. Quindi grazie soprattutto a chi ha prodotto, realizzato, scritto, girato, sonorizzato e montato e quant'altro, post prodotto, tutti questi audiovisivi. Grazie. Ne approfitto solo per una cosa. Grazie Guido. L'anno scorso avevi lasciato il palco dicendo, insomma, mi piacerebbe che diventasse un festival. Si ricorda, quelle cose se le segna le cose, però. Esatto, okay. Non siamo un festival, ovviamente, ma la cosa bella, e qui ringrazio anche la calorosa partecipazione di tutte le studentesse e gli studenti di NABA, è stato che abbiamo fatto ben due proiezioni ieri e due proiezioni oggi di tutti e 34 i corti selezionati, 33 in concorso e uno fuori concorso, con le sale sempre piene. Quindi, ci stiamo avvicinando a essere festival, quindi passo passo forse. Bene, sono molto contento di tutto questo pubblico. Allora spazio ai premi, tolgo visto che mi sono dilungato anche stavolta. Buona serata, buoni premi, complimenti a tutti. Ciao Guido, grazie. Grazie Guido, che ha spoilerato anche il fatto che siamo sotto un fantaschiscia quest'anno, per cui succederanno delle cose un po' più particolari e forse un po' meno istituzionali. Però io qua ti chiederei a te, Alessandro, insomma, la tua visione rispetto, insomma, a tutti i corti selezionati e non selezionati, e anche rispetto anche un po', no, alla sigla che abbiamo visto. E qua scusa, mi anticipo, visto che già lo ha fatto Guido, altri ringraziamenti. Ringrazio subito chi l'ha realizzata, la sigla che avete visto, che sono una sigla che è stata realizzata con la supervisione del docente Jacopo Martinoni, e realizzata dalle neodiplomate Eleonora Ceresato e Jennifer Galli, con il sound design complimenti, con il sound design del docente Fabio Sirna. E ne approfitto anche per ringraziare le studentesse che hanno realizzato invece la locandina, che sono Bertin Constance, Emily Hoyerholt e Sofia Toscano. Grazie mille per il vostro contributo creativo. Quello che chiederei a te è un po' la questione dei temi che sono venuti fuori quest'anno. No, questa è un'edizione clamorosa, di una bellezza clamorosa. Abbiamo raccolto gli ultimi due anni di lavori che hanno reso orgoglioso NABA e il Triennio di Cinema, perché sono stati molti di loro selezionati ai premi più importanti nazionali, alcuni li hanno anche vinti, sono andati in finale, quindi abbiamo un livello quest'anno veramente molto alto. Ci siamo lasciati alle spalle l'esperienza traumatica del Covid, i nostri ragazzi hanno riniziato, i nostri studenti, a esplorare la realtà che li circonda, e abbiamo notato però anche un ritorno a una certa volontà di rapporti umani, quindi anche di esplorare il lato umano delle storie con delle scritture molto, molto alte, uno sguardo già maturo e soprattutto già professionale. Noi siamo convinti che questa sia la più bella edizione del NABA Cinema World fino adesso, probabilmente ce ne saranno altri, ma del livello di quest'anno siamo assolutamente certi, e ve ne renderete conto quando vedrete i corti vincitori. Questo però è frutto di un lavoro di tantissime persone, le ringrazieremo una alla volta, di un team straordinario che c'è adesso a Cinema e di cui noi siamo molto fieri. Questo. Visto che hai parlato di corti vincitori, vi dico due cose, insomma, funzionali un po' alla serata. Faremo questa prima parte di premiazioni, speriamo di non andare troppo lunghi, e quindi stare non più di un'ora, speriamo anche meno, e dopodiché ci saranno le proiezioni dei corti che hanno vinto i premi principali, che ovviamente non vi potrò dire adesso. E ora, dietro a quello che vedete,
e ci tengo a ribadire che sarà un po' questa un'edizione con tanti ringraziamenti e forse con più abbracci che strette di mano. Ha una parte importante che c'è nell'Accademia, che è quella appunto dei laboratori, perché quello che avete visto in questi giorni e che avete modo anche di vedere dopo, comunque prevede anche un supporto dal punto di vista di quelle che sono anche il fabbisogno tecnico, non solo inteso come materiale, equipment, ma anche come expertise, che arriva sì da docenti ma arriva anche dal team dei laboratori, per cui ancora una volta ci terrei a ringraziare insomma il core dei laboratori: Emanuele Lomello, Andrea Cagliazzo, Serena Solinas, Leonardo Villa e Nicola Di Lollo e tutti gli altri tutor e anche ex studenti che stanno anche piano piano dando sempre di più una mano a crescere. Parlando di laboratori, l'altro ringraziamento che faccio subito, perché anche questa è una importante collaborazione, è invece il laboratorio di design e in particolare Carmelo Zocco, perché per la realizzazione dei premi in 3D che vedrete consegnati alle vincitrici e vincitori durante la serata. Ringraziamento anche per una cosa nuova che è successa quest'anno proprio qui all'Anteo con gli studenti del biennio di Creative Media Production, coordinati dal course leader Michele Aquila e dai docenti Martin Romeo e Marco Secchi, che hanno realizzato questa mostra di VR dal titolo Lucid Dreams, che ha portato appunto qui all'Anteo, nella sala VR, i loro progetti di corso. E adesso ovviamente non potete, insomma, spero l'abbiate visto in precedenza, ma sarà penso ancora attiva più o meno fino alle 21:30, nel caso potete dopo andare a vedere se è ancora aperta qualcosina. Colgo l'occasione per dirvi che comunque ci saranno a presto anche altre occasioni, perché stiamo organizzando una bellissima mostra anche proprio del biennio tra a breve. Lo voglio dire anche personalmente un grosso enorme grazie a Stefania Carbonara e che è veramente la colonna portante di tutte le attività, vorrei dire, dell'area, e al grosso supporto su questi eventi che abbiamo sempre dal reparto di comunicazione e nello specifico da Ginevra Stuto e Martina Finocchiaro. Grazie ai social con Ilaria Ughetta continuo, scusami Ale, spiegando un attimino anche, parlando di novità di questa edizione, un qualcosa che per chi si ricorda le precedenti edizioni non avverrà, cioè non faremo un collegamento con Roma. Subito ridono, vabbè. Era l'aspetto più comico del festival. Esatto. Però abbiamo iniziato già con una certa comicità, per cui abbiamo, direi... Esatto, la quota comica l'abbiamo in parte, direi, già coperta. No, perché quello che abbiamo pensato, visto che appunto anche il campus di Roma cresce anche il numero di studenti e di progetti, abbiamo fatto due serate separate, quindi quella di Roma ci sarà giovedì 21 sempre alle ore 19 al Cinema in Trastevere, e alcuni dei premi, in particolare i premi di categoria dati dai docenti, sono divisi tra i due campus con i rispettivi docenti dei due campus. Abbiamo però mantenuto, diciamo, un valore di competizione sempre sana tra i due campus rispetto a quelli che sono invece appunto i premi principali della giuria esterna. E proprio per questo ci terrei e chiederei così anche alla regia di preparare la grafica, subito a ringraziare una giuria di cui siamo veramente
fieri e orgogliosi quest'anno che si è visto un po' tutti e 33 i vostri, insomma, i progetti selezionati. Vi ricordo sempre che la selezione di questi progetti è una selezione che viene fatta sempre internamente dai docenti e dai course leader di NABA, ma che a malincuore ci porta a volte, ve lo dico insomma serenamente, anche un po' a far fatica a prendere determinate decisioni, ma la parte ancora più difficile credo che spetti poi sempre alla giuria esterna. E quest'anno in giuria abbiamo, dandole anche insomma come ruolo anche di presidente, Beatrice Fiorentino, delegata generale della Settimana Internazionale della Critica di Venezia, presente in sala e che chiameremo sicuramente dopo sul palco a consegnare un premio, Simone Bozzelli, regista e alunno SNABA, presente in sala, Davide Gentile, regista che non sarà qua con noi ma rappresenterà la giuria esterna a Roma giovedì, Eleonora Giovanardi, attrice, Valentina Mazzola, autrice, sceneggiatrice e presidente di ASIFA Italia, entrambe presenti in sala, quindi le vedrete dopo, e Paolo Vari, regista e produttore esecutivo, presente in sala. Come avete visto, abbiamo cercato veramente quest'anno in questa giuria di coprire diverse anche prospettive che ci sono, no? Rispetto nella valutazione, ma anche nell'esperienza, e veramente ancora grazie. Direi che invece a questo punto passo la parola a te, Alessandro, per la parte legata ai ringraziamenti. Beh, e allora, chiamare anche sul palco i nostri sono lavori di tesi, quindi è fondamentale che salgano sul palco i professori che queste tesi le curano dall'inizio alla fine, quindi io chiamerei Eros Gioetto, Marianna Schivardi, Jacopo Martinoni e Michel Fuselier. Sono lavori, voi lo sapete, lo sapete. Voi lo sapete quanto lavorano, quanta dedizione ci mettano anche oltre il periodo scolastico, vi seguono per mesi e quindi è molto importante che vengano in qualche modo celebrati. Prego, prego. Venite in centro. Prego, facciamo la foto, va? Vi beccate anche la foto, ecco. Allora, Eros e Marianna si occupano di cinema e invece Michelle e Jacopo si occupano di animazione. Ecco, questi sono i percorsi didattici che ci portano ai risultati che abbiamo. Risultati che quest'anno sono stati eccezionali, perché siamo stati a Venezia, siamo stati a Roma, siamo stati a Torino, siamo stati a Filmmaker, e non è però la prima volta che succedono queste cose. Quindi questo lavoro che stanno facendo loro è un lavoro veramente importante che sta maturando nel tempo e che migliorerà senza dubbio. Un altro applauso, va, dai. Io un commento molto veloce, perché i tempi sono stretti, ve lo chiederei, insomma, finalmente quest'anno vi abbiamo portati sul palco, perché spesso vedete solo i docenti appunto che premiano, ma a volte non siete proprio giustamente voi, visto che siete coinvolti decisamente direttamente nel progetto, ma insomma penso che sia bello sentire anche un vostro rapido commento in merito. Oltre a dire che è molto faticoso seguirli, quello lo sappiamo, va bene. Due solo. Il primo è la frase che dico più spesso in tutti i corsi, da prima, secondo, terzo anno e fuori corso, è che il raccordo è sbagliato. Il secondo, cerchiamo il più possibile di
i progetti di tesi, di partecipare il più possibile, perché come diceva Gaber, libertà è partecipazione, ok? Devo dire qualcosa di intelligente e difficile, lo sai? Allora, no, io invece mi riferisco a ciò che mi è successo stasera. Ho visto qui Simone Bozzelli, che non lo vedevo da quando si è laureato, ho comunque visto Federico, altri ex allievi, e ho letto nei loro occhi comunque che rimane qualche cosa di quello che abbiamo fatto, anche a livello di amicizia, di rapporto, che per me è molto molto importante, perché lavoriamo tantissimo sui contenuti del lavoro che facciamo con i cortometraggi, ed è chiaro che succede che tiriamo fuori anche cose difficili, complesse da loro, che ci sono naturalmente, noi le tiriamo soltanto fuori, e io credo che ci siano riconoscenti per questo, e noi siamo riconoscenti loro per avercele date, perché la cosa importante, so che è una banalità, ma la cosa più bella nell'insegnare con questi ragazzi, stare insieme a loro così in modo profondo, vicino, è veramente quello che io ricevo da loro, e so che è banale, lo so che è banale dirlo, ma è la verità. Io ricevo tantissimo dai miei allievi e spero di dare almeno quanto ricevo, questo per me è molto importante. Grazie. Grazie Eros. Sarò breve. L'animazione è un'arte molto tecnica, e gli animatori tendono spesso a limitarsi un po' alla ricerca tecnica, e vedo che adesso i progetti hanno sempre più cuore, più anima, sono scritti meglio, e questo mi fa molto piacere. Grande. Ma hanno già detto tutto loro, per cui mi accodo a completamente a quello che è stato detto. Insegnare un bel mestiere, ve lo consiglio, se avete desiderio di provare cose nuove, che non insegnasse ancora qui dentro, forse insegnano più o meno tutti in realtà, per cui non lo so. Vabbè, grazie per la serata e grazie agli studenti per tutto quello che facciamo insieme. Magari se l'insegnamento, come dire, potesse essere anche un po' più una cosa consolidata nella società italiana, e mi fermo qui, sarebbe interessante. Basta. Bene, grazie ancora. Grazie a tutti. E adesso però entriamo sì, nel merito. Ci tengo solo a ricordare che ovviamente dietro, diciamo, gli docenti che avete visto oggi, prima non è potuto essere qua Samuele Romano, che segue più che altro anche il corso BA inglese. Considerate che siamo anche un'accademia con una grossa parte di studenti internazionali, con una buona parte di studenti internazionali, quest'anno siamo arrivati al 40% praticamente riguardo al primo anno. Quest'anno sì, quasi pari siamo. E dietro ci sono ovviamente tanti docenti che hanno responsabilità anche su vari momenti del percorso, perché è un percorso bello e anche lungo, e ce n'è e non si finisce mai di imparare, e anche per quanto riguarda ad esempio tutta la parte di regia ci sono tanti docenti che oggi sono anche felice di vedere molti di loro qui in sala, che danno sempre un contributo importante, magari appunto magari prima o magari con delle supervisioni aggiuntive, per cui devo dire un grande grazie anche veramente al team di docenti, anche molto diverso di regia che c'è, e che forse porta anche, no, quella diversità che si vede poi nei progetti. Io direi, Ale, che entriamo. Possiamo entrare nel vivo sì, della premiazione, e lascio a te tutta la parte. Iniziamo con la parte dei nostri docenti che hanno dato dei premi tecnici. Questi docenti sono Alessandro Bertante, che sono io, Enrico Brocchetta, Denis Carnini, Marisa Lippolis, Andrea Maggiolo, Andrea Pestarino. Tutti questi professori, insieme a quelli che abbiamo appena visto, e a Igor Muroni, che saluto, che è fuori, che fa un applauso per Igor, che fa la diretta, hanno partecipato alla selezione dei corti. Poi i corti hanno vinto dei premi specifici. Iniziamo dal best screenplay, che ho dato io come premio, quindi lanciamo la sigla. Sigla.
Allora, vincitore di quest'anno che chiamo fuori sul palco sono due, perché il premio è andato ad Alfa di Antero Smarra, scritto insieme a Fabiana Russo. Invito entrambi sul palco. C'è solo Fabiana? No, c'è Antero, se dai. Ce la fa. Aspetta che... Antero, pensavo camminassi sopra le poltrone, una cosa più... C'ho delle vallette veramente poco efficienti. Complimenti poi ancora. Le presentiamo. Prego, consegna. Consegna. Allora... in questo caso me la suono e me la canto, perché gliel'ho dato io il premio. Ho deciso di premiare il cortometraggio Alfa, diretto da Antero Smarra e scritto da Antero Smarra e Fabiana Russo, per il realismo del linguaggio e l'immediatezza dei dialoghi che valorizzano il lavoro attoriale, rendendo vivide e potenti le scene collettive e individuali. Com'è andata? Allora, è andata bene, nel senso che allora partiamo dal fatto che i dialoghi sono molto improvvisati e poi adattati ai personaggi che abbiamo preso di riferimento, tra cui gli attori sono anche in sala, che ringrazio prima di tutto Stefano Barbieri, Samuele Pinto, Anton Lorenci e mancano, mi sembra, Alessandro Lena e Lorenzo Bigi, però in generale i dialoghi sono stati adattati a loro, quindi affigurati attorno a loro. E, ma voi due come avete lavorato? Esatto, questo lo dico a Fabiana. No, lo dico. Dico male, ci siamo lasciati. No, però sto scherzando. Abbiamo lavorato bene. È stato faticoso perché avevamo creato dei personaggi che sulla carta erano diversi dagli attori e quindi effettivamente abbiamo fatto un grande lavoro con gli attori, che avevano delle personalità esuberanti e non riuscivano a stare dentro i nostri personaggi cartacei, e anche per quello secondo me sono diventati molto più reali. Quindi secondo me abbiamo lavorato bene, sicuramente rilavoreremo in futuro, spero. Facciamo la foto, dai. Grande. Va bene, bravi, grazie. Di là. Subito dopo c'è Beniamino di questo festival, perché Best Cinematography che consegna... Enrico Brocchetta. Professor Enrico Groppetti, vieni. Allora Enrico, quest'anno scelta difficile, eh? Ma no, per niente. Sentiamo. Questo era il premio per il miglior catering. Dai. La motivazione per aver saputo creare un'atmosfera che rispecchia l'emotività dei personaggi, girato in un contesto di un'ambientazione complessa e senza soluzione di continuità. La fotografia espressa con toni cupi, in alcuni momenti al limite della percezione nelle ombre, riesce a riprodurre fedelmente e con coerenza la caratterizzazione scenica del racconto, restituendo la cruda realtà della rappresentazione. Ma chi vince? Un minuto. Allora, il cortometraggio è Catalina. Per... Vedi che si crea l'enfasi così. Però ho sbagliato, era sull'altro foglio. Vieni. Di... Ma anche la regista. Bianca Mardare alla regia. Anche firma, la regista, fuori. Firma la fotografia Giuseppe Spitale.
Aspettiamo anche la regista, che è giusto che salga sul palco. Le regista, due sono. Volete dirci qualche cosa? Lui deve ringraziare tante persone. Foto insieme. Allora, intanto ringrazio Naba per la possibilità che ci offre di poter vedere sul grande schermo quello che facciamo, che è una gioia, è una sensazione strana, bella. E grazie infinite al professore Enrico Brocchetta per il premio, ma soprattutto per le belle parole e gli insegnamenti che non dimentico. E grazie agli attori, che sono sempre e comunque i protagonisti indiscussi di qualsiasi film, e in questo caso sono state delle persone amorevoli e gentili, perché sono state disponibili a tutto nonostante la stanchezza, le notturne, le ore infinite, il freddo e tutto, e quindi vi ringrazio. Grazie alle registe, perché, ma in generale a tutti gli autori, perché noi siamo semplicemente dei servitori, ma le storie sono degli autori, e quindi grazie, perché ci affidano quello che è loro personale e non è dovuto, ed è appunto molto personale per loro, e quindi grazie. Grazie. Due cose precise e poi finisco e me ne vado, vi giuro. Ringrazio l'intera troupe che fa punteggio, la squadra tecnica, a partire dall'operatore del film, che è Danny, il grande capitano instancabile, ma seguito ovviamente da tutti, elettricisti, macchinisti, chi più ne ha più ne metta, perché senza di loro le cose non si fanno. Grazie a chi ha creduto nel progetto, soprattutto alla fine, che è Martina Viviani, perché se il progetto è stato finito è grazie a lei. E infine grazie a un docente, perché è stato disponibile, ma soprattutto ha voluto, ci ha incoraggiati per fare un piano sequenza, è stato disponibile al di là del contesto accademico, e non è anche questo dovuto, che è Davide Gatti, che ringrazio. Una colonna del triennio di cinema, voglio aggiungere. Se volete aggiungere qualcosa, ha detto tanto, Grazie a tutti. La schiscia. Una cosa, allora ho perso 10 punti tipo perché ho i jeans, però ho mangiato una pizza prima di venire, penso valga, no? Quindi spero faccia punteggio questa cosa, scusate. Tenevo solo a ringraziare a tutti, perché questo progetto è stato realizzato con l'aiuto di tante persone che ne hanno creduto in noi, e non avremmo potuto fare nulla senza tutto il supporto morale, e grazie, veramente grazie. Anch'io ringrazio tutte le persone che hanno lavorato a questo progetto, e anche a Bianca, che ci ha permesso di raccontare questa storia. Grazie ragazzi. La foto. Però quando dicevo che la scelta non era stata facile, è perché in realtà c'è un ex aequo. Ah sì, vero, c'è un pari merito. Un pari merito, quindi c'è un altro vincitore, prego. La motivazione. La luce e le inquadrature restituiscono il giusto ritmo in cui si dipana la vicenda narrata. La fotografia rimane al servizio del luogo e dei protagonisti, pur affermandosi con un'impronta di vigore estetico e visivo. Il cortometraggio è Present Side, per la regia di Giulio Ferrari. Firma la fotografia Giacomo Garampelli. Prego ragazzi. Che dire, grazie mille, volevo ringraziare tutta la crew, Naba,
per questo bellissimo evento che organizza tutti gli anni. E un grosso ringraziamento a chi ha donato e ha creduto in questo progetto. E niente, mi vedete così perché sono appena arrivato, sto lavorando. Grazie. Niente, anche io mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato in questo progetto, al DOP che ci ha dato la possibilità di vincere un premio, anche a tutti gli attori, penso che ci sia alla San Giallo nel pubblico, alzo una mano, ma non ti vedo. Ah, eccolo. Quindi voglio ringraziare anche la NABA per questa opportunità. Grazie. Grazie a voi. Grazie, ho fatto un piccolo ragazzi. Spoiler, ma è sempre un bel premio. Esatto. Grazie per essere, insomma, aver fatto di tutto per essere qui. Buon lavoro. Grazie mille. Ciao. Va bene. E... Foto, bene. Andiamo avanti, nuova categoria, best sound. Consegna al primo. Andrea Pestarini, professore Andrea Pestarini. Dove sei Andrea? Buonasera a tutti. Sì, sì. Allora, seguo il trend della motivazione, poi scopriamo alla fine, fantastico. Il sound design di questo film diventa da subito elemento fondamentale della narrazione, paritetico, complementare, ma anche indipendente dagli altri strumenti. Le scelte semplici ma efficaci, l'attenzione al trattamento della presa diretta senza eccessiva spettacolarizzazione e la scelta non scontata del silenzio senza scadere nei più diffusi stilemi sonori quando si parla di defiance uditive, ci avvicinano in modo immersivo, ma nel senso più emotivo del termine, alle sensazioni e al punto di vista dei protagonisti. Era pieno di spoiler. Vince quindi Sott'acqua di Rebecca Fiori, Carlo Giacco. Salite, grazie. Il cui sound design è stato curato da Samuele Ferrarini. Posso fare altro che ringraziare tutto il team di Sott'acqua, a partire dalle nostre registe Carla Giacco e Rebecca Fiori, e anche tutto il nostro team produttivo che ha reso possibile tutto ciò, dotato di una forza, di una potenza incredibile, Francesco Giallombardo e Giovanna Mascia. Grazie. Io ci tenevo a ringraziare Sol, che ha realizzato le musiche per questo progetto, che insieme al lavoro di Samu hanno veramente fatto la metà del film. E volevo ringraziare anche io tutta la crew, perché veramente è stato un set difficile, però siamo arrivati alla fine esauriti, però ce l'abbiamo fatta, quindi grazie a tutti. Grazie ragazzi. Il microfono li prendo io. Grazie Andrea. E adesso passiamo a Best Editing, consegna il premio. Professoressa Maresa Lippolis. Ciao Maresa, prego. Io tornerei a dire prima il film. Perché se no spoileriamo un po' troppo, mi sa. Ok. Allora, prima il film e poi l'autore, ok. Quindi Best Editing va a Salicornia di Gaia Longobardi con
Matteo Boscolo Giacchino. E dai. Bravi. 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 Prego. Vediamo la motivazione. Allora, il montaggio di questo film, curato da Matteo e diretto da Gaia Longobardi, lega la vicenda al bellissimo paesaggio della laguna, dando corpo a creature anfibie che vivono tra le soglie di quei mondi che le tassonomie vedrebbero separati. Questa scelta consente di immergere il vissuto del personaggio. Sono emozionatissima. Vabbè. Cioè, sarò più io, mi date soldi. Va bene. Allora, scusate. Questa scelta consente di immergere il vissuto del personaggio in un mondo poetico aperto e costruire un'esperienza spettatoriale e statica. Che bello, bene. Grazie. Bello. Volete aggiungere qualcosa a queste parole bellissime? Questi erano per le lacrime, assolutamente non per il bonus. Allora, io ringrazio tantissimo Teo perché come montatore è spettacolare, cioè ascolta veramente tutte le esigenze, ma soprattutto ha un suo sguardo creativo come regista e lo trasporta tantissimo nel montaggio. E volevo ringraziare tantissimo la troupe, che era piccolissima, abbiamo fatto un disastro su Salicarnia, siamo veramente stati in mezzo all'acqua per questo corto e in mezzo alle tempeste, ma siamo sopravvissuti incredibilmente. Ha perso il telefono in un pedalò, vabbè, e ringrazio Nava per questi anni che ci ha fatto passare, i pranzi davanti alla Schiscia, che ci hanno permesso con il brainstorming di arrivare ai nostri progetti, e basta, parla tu. No, io ringrazio te, Gaia, perché il montaggio di questo film è stata un'esperienza, nel senso che siamo arrivati al montaggio con un mood che avevamo in testa, una vibe, però, come dire, l'abbiamo scoperto assieme, che cos'è la Salicornia, e quindi è stata un'esperienza montare questo corto, e sono molto contento di questo premio, grazie, grazie. Grazie a voi, ciao ragazzi. Va bene, grazie, io volevo Maresa. Dire che non ho fatto lo spuntino pomeridiano, si sappia. Quindi Maresa se non ha mangiato. In giro. Esatto. Maresa, foto. Ah, foto. Adesso svieni. Grazie ancora. Andiamo avanti. Best VFX. Consegna il premio il professor Andrea Maggiolo. Andrea. Siamo persi Andrea. Non c'è. Andrea era lì. Bravo. Eccolo. Andrea. Vedo assolutamente niente. Bene, and il premio per i migliori VFX viene assegnato per il cortometraggio Catalina, diretto da... diretto da Bianca Mardare e Miriana Pezzoni, ritira il premio Sara Azizza, compositor del progetto. Brava. Allora, ti spiego perché, spiego a tutti perché. Allora, il pubblico si aspetta da un premio per i migliori VFX
grande spettacolarità. Mostrare l'impossibile, creare mondi nuovi, trasformare l'immaginazione in immagini. Ma i VFX sono molto altro, e quelli più difficili sono gli effetti invisibili, quelle correzioni che permettono a un film di scorrere fluente. Per questo premiamo Sara per il suo lavoro in Catalina come Best Invisible VFX. Brava! Allora, io vorrei ringraziare innanzitutto i ragazzi che mi hanno dato questa opportunità e quindi hanno creduto in me. Vorrei ringraziare anche Naba per questa opportunità e grazie mille a tutti. Grazie a te, bravo. Grazie Sara. Allora, se posso, Sara, aggiungere una cosa per spiegare, dopo vedrete il corto e non capirete perché le abbiamo dato il premio. Ed è giusto che sia così, perché l'intervento di Sara è completamente invisibile. È riuscita a rimuovere un'intera troupe da un'inquadratura in una maniera che io stesso, vedendo il corto, non ho trovato, non ho capito e ho dovuto chiedere in giro, ma cosa ha fatto Sara in questo corto? Perché non c'era niente che si fosse visibile, quindi proprio un lavoro super super professionale. Non è stato facile, però sì, grazie. Grazie, grazie ragazzi. Vincenzo, volevi aggiungere una cosa, vero? Sì, volevo in generale ringraziare anche quest'anno per la partecipazione anche del Triennio di Creative Technologies ai NABA Cinema Awards e dire che tra quelli diciamo selezionati quest'anno abbiamo avuto ben due progetti che sono stati praticamente completamente realizzati con un motore di gioco che è... vabbè, dico la marca, tanto è abbastanza risaputo, che è Unreal, anche perché siamo da poco più di un anno Unreal Academy Partners e da pochissimo siamo entrati dentro The Rookies, per cui magari speriamo il prossimo anno di poter anche dare qualche bella notizia rispetto a questa importantissima classifica di The Rookies che riguarda tutta la parte delle opere in CGI, quindi complimenti anche a tutto il team di docenti che c'è dietro a questo triennio sulla parte appunto dedicata al VFX, al game e al 3D e la voglia, no? Come diceva anche prima Michelle, di mettere la tecnica e anche il cuore e la testa. Direi che possiamo chiudere con l'ultimo premio di categoria. Best set design. Consegna il premio alla professoressa Denise Carnini, che invito sul palco. Grazie mille. Prego, Denise. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci. Allora, il premio Best Set Design va... Marina Basso per Maieti di sì, Matteo Boscolo, Gioacchina e Daniele Caruso. Chiamiamo anche sul, sul palco. Sì, ma se viene, sì. Se c'è, io qua non sì. Ce l'ho. Sì, allora prego, prego. La Marina. E anche i registi. Non ci vengono i registi? E credo ci sia anche. Eccoli. Dai, ci sia sì. Anche Irene, Irene. Coveri. C'è? C'è non Irene? Vieni. Dov'è? Avrei detto dopo. Ma Bosco non lo facciamo più parlare, quindi... prego. Adesso vi spiego anch'io. La motivazione. Allora, lo sguardo sui luoghi, i Maieti... esprime in modo efficace l'emotività della protagonista e il contesto familiare in cui prende forma la narrazione. Quindi complimenti, un ottimo lavoro, bravissime. Beh, volevo ringraziare Irene, che è stata la mia mano sul set, e due registi formidabili che appunto voglio ringraziare per averci concesso di lavorare su questa bellissima storia, e a Naba per averci concesso di essere qua, quindi grazie a tutti. Daniele, se vuoi aggiungere una nota.
Grazie davvero a tutto il team di scenografia, perché comunque erano più persone che sono venute a dare proprio una mano anche fisicamente. Siete state bravissime, fortissime, complimenti, questo. Grazie a tutti. Grazie a voi. Primo blocco di presentazione finito, lascio la parola a Vincenzo che aprirà invece adesso la fase, grazie, diciamo, topica. Ok, grazie ancora, e bello anche vedere questa importante collaborazione all'interno dell'area, anche appunto col triennio di scenografia, e siamo anche felici che abbiamo avuto anche appunto delle submission anche di progetti interamente realizzati da team di set designer. E speriamo insomma che continui e migliori sempre di più questa collaborazione. Allora io passo adesso un attimo a ringraziare quelli che sono, diciamo, gli sponsor e anche chi ci ha supportato per questa edizione, per dei premi speciali. Partirei da chi ci ospita qui, che è l'Anteo. Grazie ancora per questa, di confermarci questo bellissimo posto che, insomma, per chi è milanese come me è sempre stato un posto importante per chi vuole vedere i film e chi ama il cinema. E vado molto velocemente perché il tempo stringe. L'altro spot, quest'anno il premio è stato uno dei due premi sono stati supportati da Image and Light, e nello specifico il Best Short Film e il Best Short Film Rome, e Image and Light, che è una casa di post produzione romana, e che ringrazio, e penso saranno presenti appunto nella serata di Roma. Ringrazio tantissimo ancora quest'anno anche Feltrinelli Librerie, che ancora una volta sarà a supportare i premi legati al Jury Special Prize e a supportare anche altri premi, e Wacom per quanto riguarda il Best Short Animation, ancora confermato anche quest'anno, quindi bello che ci siano queste continue collaborazioni. Muovi, importantissimo per il supporto anche che dà ai nostri studenti per integrare con l'attrezzatura, che anche quest'anno darà un risponderà il premio per la Best Direction. E novità di quest'anno sono tre premi speciali. Inizio da quello che ci riguarda qua meno direttamente, che è il Cinematographo Special Prize, che riguarderà solo i corti di Roma con la rivista Cinematografo, e che ha riguardato entrambi i campus, il Premier Film, che consiste nel premio di una distribuzione di uno dei corti inediti, e il premio Chantal dell'associazione Women in Film, Television e Media Italia. Inizierei dal premio Premier Film, chiamerei sul palco Saverio Pesapane, e intanto passiamo. Eccoci, bene, ci si ritrova. Ecco. Quest'anno non più per il Best Short Film, ma abbiamo optato per puntare direttamente all'inedito. Esatto. Dunque, leggo le motivazioni. Per la capacità di raccontare la nascita di un desiderio attraverso un'ossessione che si sviluppa a distanza, verso uno sconosciuto vicinissimo e inaccessibile, e per la forza attrattiva di una storia che ci fa immedesimare nella solitudine della protagonista, il Premier Film Award va a Irusu di Chiara Del Becchi. Ciao. Sei contenta? Sì. Vabbè,
Grazie mille a tutti quanti. Se non si vede, ero abbastanza depressa quando ho fatto questo film, quindi devo ringraziare mia sorella, mio padre, Fra Zal, mio mitico produttore, Thomas, il mio montatore, Aurora, aiuto regia, tutta la crew, perché ho fatto un disastro e per poco mi laureavo in ritardo. Grazie, Paolo. Brava. Ok, ciao. Grazie Chiara. Mi piace troppo lo zio. Ciao. Saverio, so se vuoi aggiungere qualcosa. Solo due parole. Il Premier Film Award che noi diamo anche alla Festa del Cinema di Roma e in altri festival è un premio che diamo solo tra i corti non distribuiti, che non hanno distribuzione e consiste nella distribuzione di un anno con noi. Esatto. E siccome succede sempre di più, la distribuzione arriva già in fase di Final Project, abbiamo deciso chiaramente di sfruttare questa occasione per dare una possibilità ulteriore ai corti inediti. Passiamo all'altro premio speciale e andrei con la sigla. E sono contento che ci sia qui appunto la referente per l'area di Milano e Lombardia dell'associazione Women in Film, Television e Media, Daniela Di Maio. Grazie per essere qua. Grazie Vincenzo, buonasera a tutte e a tutti. Prima del premio ci terrei un po' a dire perché quest'anno, no, questa collaborazione con NABA. Abbiamo collaborato parecchio effettivamente, c'è tanto da fare, c'è tanto da costruire, come molti voi sanno noi siamo un'associazione che si occupa di parità di genere, di rappresentazione delle categorie sottorappresentate nel cinema e nel mondo dell'audiovisivo. E parlare a questa platea che è fatta di tanti talenti, di cui ho potuto apprezzare tantissimo l'energia, ma anche la capacità, la grandissima curiosità. Cioè l'augurio che io faccio a tutti quanti è che continuiate a essere sempre così curiosi, a non dare niente per scontato e a combattere i pregiudizi, perché una nuova narrazione è possibile, la diversità non è un qualcosa che deve essere presa così, ma è un qualcosa che deve essere conosciuta, apprezzata e si può costruire veramente tanto valorizzandola. E la nostra collaborazione nasce da questo, proprio dal fatto di dire abbattiamo stereotipi, abbattiamo pregiudizi, costruiamo un mondo diverso e proponiamo un cambiamento culturale. Questo è, e questa è anche la ragione del nostro premio. Il premio Chantal Ackerman vuole essere un augurio a tutti quanti di innovare, di guardare il mondo con degli occhi diversi e portare una visione. E questo è quanto, e quindi il nostro premio sarà un anno di associazione, entrare a far parte della nostra associazione, vivere nel pieno tutte le nostre attività e conoscere quello che stiamo facendo e contribuire sempre a crescere. E vado con la lettura. Quindi, aspettate che ho troppe cose in mano. Allora, vince il nostro Chantal Award Core di Fabiana Russo. Leggo la motivazione. Una delicata storia di emozioni e sentimenti che racconta il progressivo avvicinamento di un giovane padre in fuga dalle sue responsabilità e una figlia, tanto piccola quanto consapevole.
La regia rende in modo empatico l'intessersi della relazione attraverso i piccoli gesti quotidiani e gli sguardi, rivelando la complessità dei personaggi. Complimenti. Ok, grazie. Non me lo aspettavo. Ecco, infatti, l'hai neanche rotto. Lui. Ha rotto tutto. E andiamo così. Ha rotto tutto. Infatti. È rimasto così. Sono molto contenta di ricevere questo premio perché è veramente significativo. Per me, anche e soprattutto perché ho voluto costruire il personaggio di Lea proprio come una piccola donna più che una bambina, e tutto quello che faceva Tommy era subordinato a lei, quindi lei per me era il centro del cortometraggio e sono contenta che sia arrivata questa cosa. E niente, cioè questo. Ringrazio i miei amici che sono qua. Tutti qua. Brava, complimenti. Questa è tua, vediamo se ci sta. Ok. Non smuoverla troppo, foto insieme. Paura che si rompa. E se questa cassettina continuava a cadere è perché la devi riempire. La devi riempire. Ok, grazie ancora a Women, Daniela. E io l'unica cosa che posso dire, che spero insomma questa cosa si riverberi anche poi dopo l'Accademia, è che la maggioranza dei progetti selezionati avevano autrici e registe donne. Quindi vero. Spero che questo sia, come dire, qualcosa che riflette. Prima di passare alla giuria esterna, volevo insomma invitare sul palco Alex Loprieno di We Short, perché ci piaceva così, in maniera, come dire, fuori da un po' fuori programma, lanciare qualcosa anche per il prossimo anno, fondamentalmente. Niente premio, mi hanno dato un premio, non lo sapevo. Ma so, lo devo consegnare a qualcuno, immagino. No, no? Lo mantengo. Puoi lasciarlo a Narin. Era per vedere se so mantenere i premi. Buonasera a tutti. No, che ci diciamo? Non ti facciamo premiare. La verità è che il prossimo anno, sì. Probabilmente. Beh, assolutamente, diciamo che è stato, come dire, uno spoiler, perché l'anno prossimo ci sarà il We Short Award, anche qui in Hub Awards. Premieremo il cortometraggio e proporremo appunto che questo corto diventi una We Short Original, come è successo lo scorso anno, però senza premio, ma con il corto di Federico De Matte e Pinocchio. Quindi siamo felici insomma di iniziare questa partnership con Naba e sono felice di essere qua e di vedere una sala pienissima e super appassionata. Grazie, grazie a te Alex per insomma aver accettato di anticipare qualcosa. Quello che ci tenevamo un po' a raccontare anche a tutti gli studenti e le studentesse, soprattutto, che spesso ci chiedono: no, ma vorremmo capire con di qua, di là, We Short. Io gli rispondo sempre: ci stiamo lavorando, è vero, è venuto qua a dirlo. Sì, sì, diciamo che. E secondo me ci sono delle cose molto interessanti anche che riguardano un po' la possibilità anche di poter vedere tutti questi corti che è fondamentale vedere in sala, ma che poi anche rispetto, no, a quello che poi è una distribuzione su piattaforma, spesso è difficile che riescano un po' a... Sì, diciamo che i corti che quando finiscono il percorso festivaliero poi spesso rimangono in un vuoto di mercato e diciamo è proprio lì che arriva We Short per poterli distribuire in streaming in tutto il mondo. Quindi una volta che il vostro corto arriva sulla piattaforma We Short, diciamo acquisisce una serie di potenzialità importanti a livello di pubblico. Considerate che in meno di 3 anni abbiamo totalizzato più di 4 milioni di minuti visualizzati sulla piattaforma,
Abbiamo anche fatto distribuzione al cinema con i corti Oscar lo scorso anno, proprio qui a Palazzo Anteo abbiamo portato il corto premio Oscar An Irish Goodbye, e quest'anno torneremo con la cinquina Oscar animazione e live action nelle sale italiane. Quindi, per dirvi cosa, che WeShort non si ferma solamente al digital streaming, ma sta incontrando il pubblico anche nelle sale. E chiaramente, diciamo, nostro impegno come piattaforma di streaming quello di investire tanto sul marketing dei cortometraggi e lavorare tantissimo anche sul rendere il prodotto internazionale, quindi una volta che prendiamo un corto viene sottotitolato in 5 lingue dal nostro staff, e quindi insomma siamo anche riusciti a fare una campagna pubblicitaria a Times Square di recente, promuovendo i corti sugli schermi di Times Square, che è una cosa che non si era mai verificata prima. E niente, insomma, sono felice di parlarne con tutti voi, magari presto in queste sedi o anche direttamente nella Naba. Grazie ancora Alex, grazie. Considera che noi facciamo una 150 cortometraggi all'anno, quindi. Beh no, infatti sicuramente faremo una playlist Naba Shorts, esatto. A questo punto. Potrebbe, così. Grazie ancora, in grazie. Short we trust. Grazie. Buon divertimento. Grazie ancora. Grazie. Adesso Vincenzo, entriamo nella fase finale, quello della giuria esterna, quindi con okay. I vincitori, prego. Continuo io, allora iniziamo con il Best Extra Short Animation e chiamo sul palco Valentina Mazzola. Vai con la sigla. Ho preso tutti i doni e sono arrivata. Tutti. Buonasera a tutti. Io sono presidente di ASIFA, in questo momento vi parlo da presidente. ASIFA, per chi non lo sapesse, è l'associazione culturale che promuove il cinema d'animazione in Italia e che si occupa anche di supportare tutti i professionisti dell'animazione, che sono tantissimi, tantissime professioni, e di cui vi farete parte anche voi, e vi diamo ufficialmente il benvenuto come professionisti. Quindi, posso? Premio, adesso non so qual è il modo, ma farò a modo mio, insomma, vince La rabbia di Eleonora Ceresato. Eleonora, non c'è. Complimenti, piacere. Grazie. Ciao. Brava Eleonora, faccio i complimenti da, come giuria, a tutti i corti d'animazione che abbiamo visionato, perché erano di un altissimo livello qualitativo, ma in particolare a te Eleonora. E la motivazione è sia per la realizzazione che per il messaggio contenuto, che esprime e manifesta bene la rabbia descritta e quel senso di rivalsa che con dolore e presa di coscienza sfocia in un finale di speranza. Ed effettivamente è un corto molto bello, io ho apprezzato tantissimo il messaggio anche di questa autodeterminazione e sono contenta che ci siano dei giovani che la pensano così. Complimenti ancora. Grazie. Attenzione però che c'è un premio finalmente. Ne approfitto allora per intanto per ringraziare tutti gli aiuti che ho ricevuto per la realizzazione di questo corto, poiché inizialmente ho iniziato a lavorarci da sola e man mano si sono aggiunte sempre più persone che mi hanno dato un grossissimo aiuto per poterlo finire. In particolare voglio ringraziare Sebastiano De Pieri, Greta Guercio, Patrizia Giacomazzi, Pietro Napoleone, Sofia Tuscano, Sara Castelli e per la colonna sonora, la magnifica colonna sonora di Davide Mantriota. E ne approfitto anche per ringraziare i miei professori di animazione, Jacopo Martinoni, Michel Fuselier e Giacomo Manzotti. Grazie mille. Brava.
Per te, come dicevo prima, il premio è la tavoletta Wacom, Wacom One 13 pollici, per continuare a fare meglio. Ok, io chiedo magari a Valentina di rimanere qui sul palco insieme a noi, così compiliamo. Ah, prima una foto, scusate. Con tutti i giurati. Con tutto. Grazie ancora. Così da accogliere anche gli altri giurati. Allora, passiamo al premio della Jury Special Prize, che quest'anno avrà anche la Jury Special Mention. Già partita la sigla e chiamo sul palco i giurati Paolo Vari e Eleonora Giovanardi. Ciao. Allora tu Paolo quale hai? Quella giusta? Perfetto, e tu hai la tua. No, no, non ce l'hai tu. Date quella di... Buonasera. Manca quella a tutti per Eleonora? A tutti, intanto. Special mention. Non si trova. Allora chiedo aiuto intanto magari a Ginevra, se riesce a recuperare l'altra, se no, insieme questa, se no ti do, ti do, no, ce l'ho qua, nel caso, non ti preoccupare. Allora, intanto comunque iniziamo con quella grazie. Del ok, ce l'abbiamo okay. Fatta. Prima di tutti e due tu. Va bene. Leggo io, va poi bene. I premi. Mi sembra okay. Siamo una dai. Squadra parto fortissimi. Parto io, vai. Giusto? Vai. Sì. Okay. Corretto. Quindi il premio speciale della giuria va a Maieti di Daniele Caruso, Matteo Boscolo Gioacchino. Consegno i premi. Consegno. Intanto vi leggo le motivazioni se vi interessano. Per la capacità di raccontare con grande empatia un personaggio che vive il conflitto tra l'appartenenza familiare alla comunità egiziana copta e il desiderio di sentirsi parte di un gruppo di coetanei italiani. Un tema molto attuale rappresentato in modo originale e autentico. Bravi. Faccio da balletto. Ecco, fai da balletto tu. Aspetta, sentiamo magari. No, voi avete già parlato troppo. No, no, allora. Giusto. Ma abbiamo già detto le cose nuove, non avete detto finora, le segrete. Ma io. Ma... Allora, no, io ci tenevo a ringraziare le due persone che ci sono rimasti accanto nel progetto, fin dalla prima logline fino alla fine, che sono Gaia e Alessandro. Che veramente già ci hanno accompagnato. Che ci hanno accompagnato dall'inizio alla fine e speriamo che insomma sia un primo progetto di tanti. Grazie. Bravi. Allora io procedo. Sì, direi magari intanto vi facciamo scendere perché è stato talmente insomma densa, diciamo così, la riunione di giuria che appunto abbiamo partorito quest'anno questa Jury Special Mention che lascio a te. Sì. Eleonora, tutta tua. Jury Special Mention va, prima c'è la fotografia, vuoi fare la fotografia? Vai. Fuori campo, esatto, lei inquadra due premi. È aumentata la suspense così. Jury Special Mention va a El Cabrer di Irene Sgraggen. Non si pronuncerà lo così. Lo scopriremo presto. Adesso Irene ce lo dirà. Sicuramente ho sbagliato. E credo sia la prima volta che un lavoro del primo anno sia premiato alla Nava Cinema Award. Brava Irene. Complimenti. Prima di tutto, come si dice il tuo cognome? Sgraggen. Perfetto, allora adesso ti leggo la motivazione. Per
l'intuizione e la sensibilità dimostrate dalla regista nella scelta della storia da raccontare. Irene si accosta alla vita del protagonista con estrema discrezione e con l'istintiva capacità di restituirci questa materia pulsante nella sua più ruvida e sincera verità. Brava Irene, complimenti. Brava Irene. Allora, grazie. Non so cosa dire perché non pensavo mai di salire su questo palco e ricevere questo premio, soprattutto questo. L'ho candidato alla cieca perché sono al primo, ho finito il primo anno a giugno, quindi grazie. E quello che ho fatto è semplicemente immergermi nel mondo di Francesco. Ho vissuto con lui in alpeggio per 4 giorni, svegliandomi alle 4, ed è stato stupendo. E questo è quello che ne è uscito. Bene, grazie. Brava. Grazie, grazie mille. Grazie mille, grazie. Grazie ancora. Grazie. E ricordo che questi due premi sono da una parte la gift card da Feltrinelli Librerie e per la Jury Special Mention ci sarà appunto, avrai, cara Irene, un abbonamento appunto qua per il cinema Anteo. Ok, continuiamo, arricchiamo la giuria, no, voi state qua, state qui, no, bravissimi, prigionieri, prigionieri di questo palchetto e chiamo per il Best Direction Beatrice Ferentini. Questa perché hai un'energia pazzesca. Stavo per ringraziarti invece. Invece mi odierà. No, no. No, davvero, mi sento di ringraziare perché non solo per l'opportunità di essere qui a vampirizzare tutta l'energia, appunto, che poi ha fatto un cortocircuito. Sei tu che me l'hai mandata questa. Assolutamente sì. No, soprattutto io voglio ringraziare per il lavoro che fate alla NABA, è fondamentale, voi qua state formando una nuova generazione di cineasti e lo vediamo ormai da diversi anni, io posso dire che da 7 anni ormai, da 8, quest'anno sarà l'ottavo anno, l'ottava edizione di Sick at Sick, che sta per Short Italian Cinema at la settimana internazionale della critica. Ed è un osservatorio privilegiato e, come dire, elettrizzante. Noi abbiamo la possibilità di vedere, di indirizzare anche, ma insomma, se gran parte di questo lavoro possiamo farlo è anche grazie a voi. Quindi direi un applauso alla NABA. Grazie. Ma io vorrei che questo applauso fosse anche veramente per l'attenzione che ho sempre visto da Sick at Sick rispetto anche appunto ai giovani emergenti, per cui veramente sì, mi pare che lavoriamo nella stessa direzione, quindi diciamo che così sento una complicità e un senso di condivisione che mi emoziona. Lo dico? Vai. Annuncio. Allora, premio Best Direction, quindi migliore regia, a Chiara Del Becchi per Irusu. E sera qui. Approfitto per leggere la motivazione, scusami, grazie Paolo. Complimenti, leggo anche la motivazione. Il disagio esistenziale di una giovane donna si traduce in immagini grazie all'uso consapevole degli elementi di regia, in particolare la gestione del tempo che si dilata e dello spazio che si restringe. Un piccolo ma luminoso esempio di cinema che assimila e declina la lezione della New Wave di Hong Kong sulla base di scelte estetiche precise e coerenti. Bravo! Complimenti. Bravo!
Chi non l'ha notato, sul telefono c'era la locandina di Fallen Angels del mio mito Wong Kar Wai, che l'ho detto sbagliato. Bellissimo, grazie mille. Che c'è da dire ancora? Grazie, perché è veramente una grande spinta questa, perché davvero ero super depressa a quel film. Ma le scene osee non sono me, ok? Quelle sono altre, non sono me, grazie mille veramente. È una grande spinta. Mi sono quasi ammazzata per darti questo premio, lettera, quindi... Grazie infinite. Grazie, mi lascio il microfono a qualcuno, non lo so, voi state qua. Grazie ancora. Ce ne rimane solo uno, Vincenzo. E a questo punto, per il best short film, chiamiamo sul palco Simone Pozzetti. Ciao, Simone. Ciao a tutti. Che bello. Che collegamenti. Sì, io restituisco l'abbraccio che è stato fatto all'inizio dai docenti. Diciamo, ho fatto corti, pull film, in tante cornici diverse, ma ammetto che una cornice così libera come quella della Naba non l'ho più ritrovata. E quindi sono contento di essere qui. E complimenti a tutti. Allora, best short film. Pinocchio, Federico De Matteo. Grazie. Ciao. Ciao. Grazie. La motivazione? L'età inquieta, raccontata attraverso la fuga da un qualsiasi voglia giudizio, volendo semplicemente inquadrare un gruppo di adolescenti in un momento della loro esistenza. De Matte scrive e dirige un film sugli spazi fisici, emotivi e cinematografici da conquistare, distruggere e, perché no, ricreare. Complimenti. Grazie. Grazie. Grazie mille, sono un po' agitato. Questo è un corto sull'essere confusi e che è normale anche scivolare. Poi ci sono attorno persone che ti riportano su, ma a parte mi fa piacere questo premio consegnato. Grazie. E niente, sì, è una confusione da cui si spera di uscire. Grazie. Grazie. Io direi di fare una bella foto con tutta la giuria. Sì. Magari mettetevi al centro, grazie. Grazie. Grazie ancora. E avrai la tua post-produzione a Roma da Image & Light per, anche come premio. Io trovo questo super momento comunque molto emozionante, perché è un segno veramente di passaggi, di cose che succedono. Quindi speriamo continui un po' così, che ci siano questi bellissimi passaggi di testimoni. E davvero grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questi awards. E a questo punto direi che siamo arrivati a conclusione e vi dirò quella che appunto sarà la scaletta della proiezione, per cui avremo appunto lo Jury Special Prize Maieti, seguirà Best Animation con La Rabbia, Best Short Film Pinocchio e Best Directing, nonché anche premio Premier Film Irusu.
Continueremo poi con la Jury Special Mention El Cabrer e il premio Chantal Women in Film and Television con Core. Insomma, tutti i film anche che hanno visto delle belle presenze nei festival italiani, per cui se non siete stati a Venezia, a Torino, a Roma, li vedrete a Milano. Sembra giusto. E grazie ancora a tutta la faculty e passiamo la parola poi a YouTube per le interviste con i premiati a Igor. Ci vediamo, lo dico a tutti i premiati e anche i giurati, qui per la foto finale tutti insieme. Grande abbraccio finale. Grazie ancora. Sì, ok, va bene, facciamo subito. Prendo la giacca, lascio questo, prendo la giacca. Tanto quello che puoi ritornare dentro. Cioè, proprio una quella che sarà un'intervista super veloce. Ok, va bene. E ce ne andiamo. Sassa? Ok, questo lo lascio forse a loro. Eh sì, il microfono sì. Lo diamo a loro. Ok, riprendiamo noi la parola, si è conclusa la cerimonia di premiazione, molta energia ma anche decompressione, i giochi sono fatti, io chiamo subito qua Chiara Del Becchi, vieni cara, complimenti, un bacio. Piacere mio, caspita, stasera non uno, due premi tra quelli diciamo più grossi, ambiti, e quindi insomma ti porti a casa stasera il premio speciale Premier Film Award e anche la premiazione di Best Direction con il tuo Irisu. Insomma, a caldo, com'è la sensazione? È una
grande gratificazione per me, appunto perché è nato da un periodo di stress mentale, per cui sono molto fiera di aver avuto l'aiuto, la collaborazione della mia crew, della mia famiglia, perché è stato grazie a loro se sono riuscita a portare a termine questo progetto, che è un po' l'esteriorizzazione di come sono io dentro, ecco. Guarda, io quando ero nella selezione dei corti ho visto il tuo corto e ho detto: questo non vince un premio, almeno due tra i più belli. Quindi, insomma, quando si dice che gli artisti fanno un bel lavoro sereno, non è vero. Dietro un grande lavoro c'è un grande tormento, si legge nei tuoi occhi, però insomma l'idea ora che hai messo a fuoco, che ne valsa la pena? Assolutamente sì, ci sono molti dubbi, soprattutto quando si vuole entrare nel campo dell'arte e magari pensare sempre di non essere abbastanza o di non dare abbastanza. Io spero di toccare argomenti universali, spero di farmi delle domande anche tabù con i miei futuri lavori, si spera che possano far riflettere e pensare su se stessi il pubblico e i membri. Direi che non solo io, ma stasera i giurati tutti, ne sono sicuro che sarà così. Complimenti veramente, guarda, due bellissimi premi, ci vedremo prestissimo, ne sono sicuro, o perlomeno auguriamoci di vedere prestissimo i nuovi lavori. Complimenti cara, un altro bacio. Brava, complimenti. Insomma, l'energia è bella, è alta, è assolutamente carica. Allora chiamo Federico. Che bello rincontrare Federico De Matte. Ciao, come stai? Bene. Insomma, non perdi il vizio di fare bellissimi lavori, molto autentici poi. Quindi ci siamo visti 3 anni fa, più o meno, qua. Con i che ci ritroviamo stasera dopo questo premio. Come ti senti? Molto emozionato. Sì, dai, ti dico così, mi aiuti che... Hai detto una cosa prima sul palco molto interessante, no? Un po' lo stato della confusione, di sentirsi un attimino in una condizione di incertezza rispetto, no? E questo è un po', come dire, un'evoluzione che va avanti nel tuo lavoro, nel racconto che si porta avanti da un tuo corto all'altro. Sì, è vero. Sì, forse perché io stesso sto cercando dei modi per cavarmela. Però ti trovo bene, insomma. Sì, dai, sì. No, sei contento attraverso molto il tuo lavoro, la tua arte, credo che hai trovato un modo ci più si libera per trovare delle soluzioni. E in questo caso le soluzioni le trovate con Pinocchio, quindi Best Short Film. Complimenti, grazie. Insomma, dopo andremo a berci come Rito vuole, delle birre. E ce la racconteremo ancora. Ok, grazie. Complimenti. Grazie. Bravissimo, super. Grazie. Ciao. E viene ancora qua Eleonora Ceresato. Eccoti cara, anche a te un bacio. Come ti senti a caldo? Ti lascio il microfono. Mi sento. Con insomma un'animazione, la rabbia che ha preso appunto il premio Best Extra Short Animation. Te l'aspettavi? Beh, che posso dire? No, funziona. Ah, funziona? Ok, scusate. E cavolo, no, è stata una sorpresa, è stata una bella sorpresa, infatti sul palco non so se mi si vedeva un po' tremare. È stato veramente emozionante, è stato veramente emozionante. E se posso approfittarne per ringraziare, certo, di nuovo i miei collaboratori, ringrazio dunque. Assolutamente. Allora, per le animazioni ringrazio Angela Lee, Sebastiano De Pieri, Greta Guercio, Sofia Tuscano, Sara Castelli, con gli effetti di invece Pietro Napoleone, un'altra persona per le animazioni, Patrizia Giacomazzi, la soundtrack di Davide Mantriota e tutto l'aiuto dei professori di animazione ovviamente. Molto bene, perché soprattutto nell'animazione il lavoro in team è importante. Assolutamente. È un lavoro ampio, grosso, che richiede tempi dilatati e pazienti, però direi che ne valsa la pena. Assolutamente. Quindi sì. Complimenti, e adesso un momento di decompressione, di festa doverosa e goduta in questa, insomma, una serata primaverile, quindi complimenti cara. Grazie. Guarda, guarda che bello, fai vedere bene a casa il tuo premio, che bello che è. Bene. Grazie.
un bacio, complimenti. Allora, insomma, questa live a questo punto la chiudiamo. Oh, do questo, che sennò vado a amplificare i segnali. Voi sapete che ora i Nava Cinema World si trasferiscono a Roma. Questa avventura fino al 21 e poi ci ritroveremo così meglio. Mi avete sentito quello che ho detto prima? Quindi recap, l'avventura prosegue a Roma, 2021, Cinema Trastevere, giovedì sera ci sarà una seconda cerimonia di premiazione con altri premi che non abbiamo dato stasera, concludiamo, e un'altra diretta che racconterà la vicenda. Quindi alle ore 7:19 c'è Ilaria. Ilaria, puoi far vedere una volta la sua faccia? Scusate, puoi venire un attimo qua? Perché lei col suo team fa un lavoro incredibile sui social e tutto. E quindi, insomma, finalmente ve la faccio vedere, perché è risaputo che tendo all'oscenità, cioè a far vedere tutto quello che sta dietro la scena, perché c'è tanto lavoro anche dietro a questa live. Quindi complimenti, è sempre divertente. Sicuramente poi ci ritroveremo il prossimo anno, ma da qui alla quarta edizione ne combineremo altre mille e voi come sempre sarete i nostri complici. Buona serata, noi andiamo a bere e a mangiare qualcosa. Ciao.